Allora, io uso dei materiali poveri, metalli poveri, come il rame e l'ottone, ma anche l'argento, associati a delle pietre dure, ma anche a elementi naturali che trovo quando faccio le mie passeggiate in natura, come per esempio l'olivo, il legno d'olivo, ma anche i ciottoli di fiume, che io amo particolarmente. Ma anche le conchiglie fossili che troviamo nel nostro territorio, nelle vigne, nei campi. I grillini che passano si accorgono, a parte che ho delle cose fatte ad hoc appunto con i miei sassi raccolti sul fiume, proprio per, come ricordo, come souvenir di Gambassi e della via Francigena, però comunque si acquistano anche altre cose, perché comunque sia sono oggetti anche piccoli che si possono comunque sia portare nello zaino senza appesantirsi. Quindi sì, io ho fatto la scuola per orafi a Volterra, quindi diciamo avevo le idee chiare già da subito. Poi ho avuto una piccola deviazione sempre artistica, ma adesso ho ripreso in mano il mio vecchio mestiere, la mia vecchia passione e con soddisfazione anche.